Signori miei, Fiorentina-Milan è già iniziata. Ragazzi, perché ero fuori a fare una cosa, quindi sono proprio arrivato preciso con 57 secondi di ritardo. Cioè, li facessete in Italia solo 57 secondi di ritardo, ragazzi, vivremo in un paese perfetto, quindi non vi lamentate, ok? Mi devo cambiare però. Allora, bene o male, sono tornati tutti. Manca solo Brahim Diaz, ovviamente. È rientrato Bennacer, che fai? Non fai rompere anche Brahim Diaz? Eravamo con tutti disponibili. E ovviamente noi siamo il Milan, non possiamo mai arrivare con tutti i giocatori disponibili. Però, cioè, il fatto che sia tornato Bennacer e che comunque senza Bennacer ci siamo fatte partite decenti, ciò vuol dire che magari si può fare di più. Palla per De Ketel, buona. Ma tanto la manda a puttane, è sicuro, si è fatto anticipare. Non è una delle serate più calde stasera, eh? Boh, ragazzi, vedo una Fiorentina molto sul pezzo. Non mi stupirebbe andassimo sotto. Questa è la prima volta che faccio Fiorentina-Milan. Al contrario, ho già fatto 2 Milan-Fiorentina. Però l'anno scorso per Fiorentina-Milan ero palesemente a cena fuori. Ecco, la Fiorentina non ha mai vinto con una squadra sopra in classifica. Però, come dice, occasione ghiotta per magari farli vincere, vero? Bella finta di corpo, poi cerca la verticale per la corsa. No, il cuore, no, 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 no. Show. Attento sul pallone, calcio d'angolo per la Fiorentina, flash, primo giro dalle panchine. Mamma mia, mamma mia, contropiede. Come si è fatto saltare Tomori? Se ci va Bonaventura potrebbe potenzialmente fare gol. Raga, ci va Bonaventura, fa gol. Ci va Bonaventura, fa gol. Vediamo chi va. Sicuro. Bonaventura Maignan. Aspettava lì. Vedete la differenza tra avere un portiere e non averlo? Quel mongoloide che avevamo fino a 3 partite fa avrebbe preso gol. È vero, minuto 13, Astori. E qui non voglio fare moralista, perché non bisogna neanche dire oltre i colori, oltre tutto quanto, oltre il tifo, perché sarebbe una puttanata. È una cosa così ovvia che queste cose vanno oltre i colori che non va specificata. Quindi tutta la solidarietà possibile, ragazzi. Tra l'altro Pioli era allenatore della Fiorentina quando successe, quindi insomma capisco che anche per lui non sia semplice. Sì, però non puoi lasciare fare il gioco alla Fiorentina, ragazzi. Cioè, io posso capire tutto, ma cioè, ragazzi, 4 calci d'angolo in 15 minuti e uno ogni 4 minuti. Ah, prima o poi ci cazziano, ragazzi, ci cazziano da calcio d'angolo se si continua così. Ci cazziano sicuro. Dodò, di che telare? Rebic orizzontale, sbagliato. Nico Gonzalez. Bella puttata di Rebic, vai. Nico Gonzalez va in porta, Maignan. Oh. Finalmente. Nico Gonzalez sposta, calcio. Nico Gonzalez, oh, Maignan. La serata, altro calcio d'angolo. Cioè, ci stiamo facendo schiacciare la Fiorentina, vi rendete conto? Non ha mai vinto contro una squadra che gli stava sopra in classifica. Ma è giusto così, è giusto così. Vi accontentate dell'1-0, poi trovate uno che gioca e la prendete nel culo. Ecco, io vi vorrei fare vedere un dato statistico, che la Fiorentina in 20 minuti ha fatto 3 tiri in porta e 0. Tutto qui, Nico Gonzalez di prima, gran corridoio. Bonaventura va sul destro, Bonaventura, gol. E poi Tomori sulla linea, salvataggio strepitoso anche con rischio di Tomori. Cosa? L'ha colpita bene, sembrava entrare. Cosa ha salvato? Invece solo angolo a Fiorentina. Cosa ha salvato Tomori? Una palla ancora persa. A parte che era fallo su Messias, la migliore clamoroso della partita. Benissimo, perché Mandragora, vedi. Mamma mia, Hernandez difensivamente si è proprio una sola. Vabbè, la palla è a 2 metri fuori. Quanto mi fate girare il cazzo? Però Bennacer verticale subito per Giroud. Che parata ha fatto Terracciano. Ma blocca Terracciano. Movimento che parata ha fatto Terracciano. Questo di Giroud. Mamma mia, vabbè. Nemmeno la palla, è andato. Visto le occasioni che ha avuto la Fiorentina, 1-1. Con la coda degli occhi. E va bene così. Arbitraggio a senso unico, ragazzi. Sì, ma assurdo. Una volta, no? Assurdo. Mamma mia, ragazzi, ci stanno a pisciare in testa sti qua. Che rabbia, che rabbia! Sveglia, cazzo! Ti fa venire, vedi qua Mandragola, ti invita al pressing. Mandragola, sì. Con Messias. Come l'opera di teatro, Mandragola. Questo, no? Deve, Mandragola, sì. Che solidi giocatori che abbiamo. Cioè, Messias contro Igor pare un omino Lego contro Hulk. Perché è buono, buono. Tira. Buona! Messias! Ha messo anche una bella palla. Aveva messo anche una bella palla. Vabbè, finisce primo tempo. Tempo, dai, 15 secondi vanno per la rimessa. Bella merda, come sempre. Che bella merda, bella merda.
che si torna in pista. Vediamo di darsi una svegliata, ragazzi. Che vi devo dire? Icone la fa scorrere, va via a secco. Icone, no, Tomori. Icone in area di rigore, di bello fisico. Rigore. Calcio di rigore. Per la mamma mia, Tomori fa una puttanata dietro l'altra. Fa una puttanata dietro l'altra, Tomori. Fa una puttanata dietro l'altra. Poi gioca bene due partite e allora tutto perdonato. Ma la realtà rimane che fa una puttanata dietro l'altra. Rigore netto. Partita finita, ragazzi. Partita finita. Gonzalez contro Maignan. Gol della Fiorentina sul calcio di rigore, la partita è finita qui, ragazzi. Noi non abbiamo un rigore da molto prima del mondiale, ne abbiamo già dati 3 contro in questo 2023. L'abbiamo dato alla Lazio, al Sassuolo e adesso alla Fiorentina. Bravi, bravi. Poi mi chiedete perché non esulto quando facciamo gol? Ecco perché. Il bello è che è un fallo così stupido che, a parte invertire il difensore della Fiorentina, non si sarebbe mai fatto saltare così. Parte Gonzalez. Nico Gonzalez che incrocia, spiazza Maignan e porta in vantaggio la Fiorentina. Ma è meritato, ragazzi. È 50 minuti, ci pigliano a pallate. 50 sonori minuti che ci stanno prendendo a pallate. Ed è giusto così. Poi mi chiedete perché non esulto quando facciamo gol col Monza? Per questi motivi qui. Poi a scherzare col fuoco. A scherzare ancora col fuoco. A metterci la mano ti bruci. E ti sei bruciato. Fine dei giochi. Tornerò a esultare quando tornerete a giocare a pallone. E se va bene il prossimo anno, perché dopo 5 gol dal Sassuolo, voi se mi vincete tutte le partite 8-0 da qua a fine campionato, rimarrete una squadra di merda. E io è delle partite che lo continuo a ripetere. Ma adesso è dura. Dovete fare gol prima, dovete svegliarvi. Dovete svegliarvi. Avete dormito 35 minuti. Alla prima occasione gli avete regalato un rigore. Regalato. Non gli ha regalato l'arbitro, gli abbiamo regalato noi il rigore. E adesso vi attaccate al cazzo. Avete capito perché siete una squadra di merda? Perché atteggiamento diverso l'avete messo in atto dopo che avete preso gol. È questo che mi fa incazzare. Giocata su Biraghi. Giocata di che? Giocata di merda. Mamma mia, Messias, ma almeno provaci. Cioè, ha messo un cross di merda. Ok, ha messo un cross del cazzo, però provaci. Rebic, non tirare, non tirare, cazzo! Fuori da coglioni. C'era Hernandez lì. Dai l'aria, là. Libero. Ludo, perché i ritmi sono libero. Molto alti, diceva. C'era Hernandez libero. Rebic, ragazzi, è incredibile. Ci avrà fatto anche i primi 2 anni bene, perché non gli si può dire niente i primi 2 anni. Buono, Teo, fai gol, ti prego. Hernandez Terracciano gli chiude la porta, calcio d'angolo. Ma pazzesco, perché ha fatto un inserimento senza palla, bellissimo Teo Hernandez. Ora ce lo fanno rivedere, vedi? Certo che anche te, no? Te li tiri una botta di potenza addosso. Sei solo. Rebic passa 4 mesi in infermeria, torna, gioca 3 partite, fa 44 puttanate, però fa un gol. E allora lì va sulla buon'anima di tutti, perché allora lì cominciano a elogiarlo. Poi si rompe, sta altri 4 mesi fuori e si ricomincia al giro. Tutto questo al prezzo di 4 milioni di euro e mezzo all'anno. Fate voi, traete le vostre conclusioni. Mamma mia, Rebic, mamma mia. Lo mandi a casa. Lo mandi a casa, io non lo sopporto più. Lo mandi a casa. Me lo togli dai coglioni, Rebic, per favore. Se no vado là e l'ammazzo. Poi 61 minuti, nessun cambio. Boh, che vuoi aspettare? E nonostante si stia perdendo, li stiamo facendo giocare ancora di più. Che poi Pioli dà indicazioni a Origi e Ibrahimovic. Origi e Ibra. Cosa? C'hai Leao in panca, sveglia! Arriveranno Origi. Mi puoi spiegare l'utilità di Origi in questa partita? Perché io la voglio veramente sapere. Io devo sapere che utilità ha Origi in questa partita. Cioè, ma ci vado io. Gratis ci vado. A questo punto, dato che ci sei, metti anche Bakayoko, a caso. Sta arrivando anche Origi. C'è anche un terzo cambio, che è la seconda presenza stagionale di Bakayoko. Però raga, cioè no, davvero, cioè, l'ho predetto. Allora a questo punto ti chiedo gentilmente di non mettermi Calabria.
Perché allora a questo punto ti faccio questa richiesta. Vrank se ti sta sul cazzo, ci sono volute 30 partite per farti accorgere che Cho era un difensore fortissimo e non te lo sei cacato. Vrank dopo la partita con la Roma l'hai segato. Però giocatori che fanno puttanate tutte le partite, tu continui a metterli in campo in maniera proprio ossessiva. Siamo lenti! Hanno avuto loro tutte le occasioni su un contropiede e il rigore pure. Ma Origi già 4 palloni persi in 5 minuti. Pare questo pallone con giustissimo il suo ingresso. Oh, tranne col Monza non ci si fa. Fa 6 punti con la squadra, Buonaventura. Non ci si fa. Solo col Monza. Vedi, la Fiorentina ha questa forza di non buttare mai via la palla, di giocarla. A differenza del Milan, vero? Poi mi chiedete perché non esulto più. Ecco perché non esulto più. Spazio. Fernandez. Dare Dodò. Crossa! Non addosso Dodò! Crossa! Vedi, era fermo. Fa 4 finte fa. Ha visto un tocco di mano di Bello, ha indicato il calcio di rigore. Calcio di rigore per il Milan. Cosa? Cosa? Però no, non lo voglio il calcio di rigore. Non lo voglio il calcio di rigore. Non lo voglio. Calma su testa, vediamo. No, la prende di testa. Visto male. Appunto. Ma non lo voglio questo calcio di rigore. Dobbiamo semplicemente dire per quale motivo. Cioè, ma si può far arbitra uno così? Ma si può? No, no. Cioè, ma ha interrotto un'azione per una stronzata. C'è anche calciatori del Milan. T'hanno guardato della serie. Che cazzo dici? C'era Fernandez, poteva rimettere la palla in centro. Ma si può le sapere che cazzo ci stai a fare lì te? Martinez quarta e ne è entrato Jovic. Palla tagliata, subito Jovic. Maignan spinge. Poi ciao, da una mano al Milan a liberare. Da una mano al Milan, difensore centrale. E che cosa dovrebbe fare se no? Ma lo mandate a casa st'arbitro di merda! Lo mandate a casa! 15 secondi per fischiare un fallo. Il fallo c'è, lo fischi subito. Fin qui perfetta fino all'87esimo. Nico Gonzalez, Iconé e poi Dodò. Secondo palo. Dodò, vai, abbiamo 2-0, abbiamo 2-0, abbiamo 2-0! Eccolo qui! Abbiamo 2-0! Forse mette il lucchetto alla partita! Forse mette il lucchetto alla partita? Sta partita la fai e dura altri 5 giorni. Gol non lo fai! Perché siamo una squadra di merda. È dal 4 gennaio che dico che siamo una squadra di merda. Oggi è esattamente il 4 marzo e continuo a dire che siamo una squadra di merda. Che si vinca o che si perda, siamo una squadra del cazzo. Fine. Nel secondo tempo hanno fatto 2 tiri, hanno fatto 2 gol. Noi abbiamo fatto 2 tiri e 2 volte siamo stati rimbalzati. Che poi meritano la vittoria, questo è veramente fuori dubbio. La concretezza, la concretezza che ci manca. Contro Monza e Atalanta li abbiamo massacrati di tiri. E quanto si è vinto? 1-2-0. Io è una vita che dico che come troviamo una squadra che importa, ti ci fa tirare 2 volte in una partita, noi la finiamo a secco. E c'ho sempre fottuta ragione. Pioli, Pioli di merda, vorrei che almeno una volta tu dimostrassi che ho torto. Una volta. Vorrei che una volta tu venissi lì e dicessi: no, oggi ti metto in campo una squadra che ti fa vergognare di tutto quello che hai detto. No, non mi smentisci mai. Siete una squadra di merda. Dalla sconfitta col Torino di ottobre siete ufficialmente entrati nella squadra di merda. Ibra torna buona. Calcio Ibrahimovic, debole, centrale, facile. Ma avete capito con chi stiamo giocando? Giochiamo con i morti. Abbiamo 2 attaccanti che se gli sommi l'età fanno 83 anni. 83 anni con l'età sommata. E poi va in conferenza stampa. Ah no, non c'è bisogno di rinforzi. La squadra gira già bene così. E il giorno dopo prendi 5 gol al Sassuolo. Perché qualsiasi cosa, qualsiasi vittoria, qualsiasi sconfitta, qualsiasi cazzo che ci sarà quest'anno vi rimanderà a quella partita lì. Origi, Adli, prima destra ad Adli, ora sale Makers, sta arrivando Terrandez. Sale Makers, Terrandez lo serve. Terrandez fortissimo. Bravo coglione! Bravo coglione! Ammazzati! Ammazzati! Bravo coglione! 95 minuti, bravo!
bravo coglione, bravo coglione, bravo coglione, 95 minuti per fare un gol, bravo coglione, meritiamo di perdere. Siete una squadra di merda, siete una squadra del cazzo, una squadra del cazzo siete, vergognatevi, vergognatevi di esistere, vergognatevi di essere stati messi al mondo proprio, andate a fare in culo.